Radio Gamma 5 presenta I fiumi di Jane, un programma di Paolo Russo. Fammi allarmi, fuggire, laggiù fuggire, io sento uccelli ebri d'esser tra l'ignota schiuma e i cieli, niente, né antichi giardini riflessi dagli occhi, terrà questo cuore che già si bagna nel mare, oh notti, né il cerchio deserto della mia lampada sul vuoto foglio disteso dal suo candore, né giovane donna che allatta il suo bambino, io partirò. Vascello che dondoli l'arberatura l'ancora sciogli per una natura straniera e crede una noia tradita da speranze crudele ancora nell'ultimo addio dei fazzoletti. E gli alberi forse, richiamo dei temporali, sono quelli che un vento inclina sopra i naufragi, sperduti, né antenne, né verdi solotti, ma ascolta, o mio cuore, il canto dei marinai. Niente di te, natura, mi commuove, nei campi generosi, nella vermiglia, eco dei pastorali siciliane, negli sforzi aurorali, nella dolente solennità dei tramonti, rido dell'arte, rido anche dell'uomo, dei canti, dei versi, dei templi greci, delle torri a spirale che innalzano in un cielo vuoto le cattedrali e osservano con identico sguardo i buoni e i cattivi.
non credo in Dio e abiuro e rinnego ogni pensiero. E quanto alla vecchia ironia, l'amore, vorrei proprio non sentirne più parlare. Stanca di vivere, paurosa della morte, simile al vascello perduto, prigioniero dal flusso e dal riflusso. Salva l'anima mia per orrendi naufragi. Un abbraccio infuocato di pensieri che ardono, grida che anticipano il fiato, echi stonati lungo sentieri malati che contagiano di morte le speranze. Quando le stelle di notte d'un domani cupo sono passi pesanti sulla terra brulla e immagini crudeli su schermi dorati. La pazienza diventa impotente, cedendo il passo a questa morte viva. Le braccia si fanno aperte e desolate. Scorre dentro tutto il corpo un brivido ghiacciato che paralizza l'anima e ammutolisce i sogni. Fino a quando si spegne il freddo e si ricomincia a respirare. Thank you.
Buonasera, buonasera a tutti amici radioascoltatori. Oggi è il 3 novembre 2022 e cominciamo una nuova puntata qui insieme dagli studi di Radio Gamma 5. Avete sentito in settimana che molti colleghi speaker hanno letto con, li ringrazio per questo, la pubblicità del seminario che si terrà a Piove di Sacco. Ecco, volevo semplicemente dirvi che il seminario è stato organizzato con la stessa, diciamo, con lo stesso spirito con cui gli speaker vengono qui in radio. È un seminario ovviamente che non è stato organizzato per un profitto economico, assolutamente non ci sarà per me nessun guadagno da questo seminario, e quindi è la stessa cosa, lo stesso spirito che porto qui in radio. Anche in radio porto tanta passione e porto, come dire, la possibilità di fare rete, fare gruppo e soprattutto di condividere delle posizioni che qui per certi versi possono essere anche espresse
E non è in questo periodo, non è stato in questo periodo talmente facile e ordinario trovare posti, come dire, in cui si potesse in qualche modo essere liberi di dire come la si pensava. Ora, ovviamente voi sapete che anche all'interno delle professioni, specie quelle sanitarie, bisogna in qualche modo uscire fuori dal tracciato, dai protocolli, e bisogna sperimentare, ovviamente bisogna sperimentare con rigore, perché dall'altra parte ci sono delle persone. E io nella organizzazione di questo corso ci ho messo veramente l'esperienza di 20 anni di lavoro, e soprattutto ho incontrato nel mio percorso delle persone validissime che mi hanno sostanzialmente supportato in questo, nella stesura del programma del seminario. È un seminario che invito tutti a valutare di fare, perché è un gioco davvero, e questa è la società in cui è difficile uscire dagli schemi. In questo seminario, grazie a questi personaggi, avremo veramente la possibilità di giocare tutti insieme, di essere tutti lì, di esplorare attraverso l'arte con chi l'arte la fa per mestiere, quindi cantanti di come Caterina Genta, molto conosciuta, attori, Mimo come Aldo Guerrieri, danzatrici come Emanuela Cristofaro, e musicisti come Herman Pasqualetti e Marco Marino. Ci permetteranno di giocare, e tutto questo in una cornice psicanalitica teorica, in modo che per certi versi scopriamo che cosa stiamo facendo, anche perché se ciò che facciamo lo facciamo spontaneamente, poi in realtà questi atti hanno un fortissimo valore simbolico. Quindi è un pochettino anche un qualcosa che mi aggrada, il poter dare questa possibilità agli amici radioascoltatori. Io all'inizio avevo pensato in radio questo seminario, avevo pensato proprio la radio come sede, poi non è stato possibile, un po' anche per come è impostato il seminario, un seminario intensivo, 4 giorni, e la radio ovviamente con tutte le attività non poteva darci a noi gruppo 4 giorni consecutivi per poter sperimentare, appunto, per poter portare il seminario. Quindi ve lo dico molto serenamente, valutate veramente questa cosa, perché è una possibilità, a me non ritorna nulla dal punto di vista economico, è semplicemente un modo di divulgare un sapere, che è un sapere che per certi versi è stato un sapere che ha cambiato anche la storia della psicologia nel mondo, perché sapete che prima di Freud, prima della psicanalisi, ovviamente le persone venivano viste come dei robot, e le malattie che venivano chiamate malattie, quindi le disfunzioni e le disorganizzazioni mentali, come dei danni irreversibili neurologici o dei difetti neurologici, e per cui queste cose giustificavano i manicomi. Per cui sostanzialmente dobbiamo alla sua scoperta dell'inconscio veramente un nuovo modo di intendere l'umanità, e soprattutto alla sua esasperazione dell'importanza della soggettività, veramente un nuovo modo di stare insieme che abbiamo di nuovo dimenticato, perché se voi ci pensate, la laicità della psicanalisi era un pochettino una salvezza, un ancoraggio alla realtà in questo periodo devastante, e proprio questo magnetismo dei protocolli della medicina ordinaria, eccetera eccetera, ci ha allontanato proprio tutti dalla soggettività. Per me è anche un valore politico questo seminario, vi dico la verità, ha un valore che è altro dalla clinica, da quello che faccio, perché come ci ha insegnato la psicanalisi è sostanzialmente qualcosa che è anche un modo di mettere al centro il soggetto, mettere al centro la
l'importanza, l'etica del soggetto. Cioè, ciò che il soggetto ritiene giusto non è detto che sia la morale sociale, no? Per cui questo era un pochettino l'intenzione che ci ho messo nella organizzazione di questo seminario. Amici radioascoltatori, valutatelo attentamente. Ovviamente noi ci daremo dei tempi, questo è un seminario itinerante. Noi, se non lo faremo a Piove di Sacco nei tempi, o se lo faremo comunque non lo riproporremo, poi andremo in Liguria, poi ci sposteremo in Lombardia, ovviamente viaggeremo molto. È un'opportunità, non ricapiterà nel Padovano di avere questo seminario con quei nomi che anche gli amici speaker hanno letto, e che poi magari quando leggeremo le iniziative vi rielencherò. È un gioco, è una possibilità di esplorarsi, di vedersi, di conoscersi, di stare tutti insieme, ovviamente con anche una spiegazione su come il sapere psicanalitico, come dire, connota questi, la simbologia dei gesti, anche quelli spontanei, o per lo più, come dire, quelli che sembrano ovviamente privi di significato, in realtà significato ne hanno veramente tantissimo. Allora, adesso cominciamo questa puntata, parleremo di un sacco di cose, anche perché la politica qui è feroce e si muove in maniera feroce, e soprattutto ha svelato, perlomeno quella del PD, ha svelato la vera intenzione, che era quella di utilizzare dicembre come termine illusorio dell'obbligo vaccinale. Si è scatenato un putiferio quando Meloni coerentemente ha permesso ai sanitari di lavorare, eliminando quella eresia e quella fonte di discriminazione che comunque voglio dire, ha segnato una ferita enorme nella società e l'ha spaccata in due, ha creato nei più deboli un motivo di essere aggrediti, e per cui abbiamo avuto anche persone che per certi versi hanno creduto alla logica del diverso perché non vaccinato e quindi dell'inferiore, e che a me hanno pagato spesso anche con la loro vita forme di bullismo, di violenza, come dire, favorite, e qui mi prendo tutta la responsabilità nel dirlo, da dichiarazioni criminali di alcuni schieramenti politici. Leggiamo gli sms. Allora, lo 011 lo ringrazio per l'sms, ovviamente questo, i tuoi sms mi accompagnano, e poi dopo abbiamo lo 319, vediamo se ha firmato un attimo. Eccolo qui, è Daniele che dice: ciao Paolo, hai sentito l'ultimo atto discriminatorio attuato da un governatore, il pugliese Emiliano del PD, nei confronti dei sanitari reintegrati? Una spilla in cui c'è scritto: io sono vaccinato, vaccinata, per me, che permette di differenziare da chi non lo è. Questo gesto vergognoso alimenta ancora di più le tensioni già alte, ha delle similitudini con la stella che mettevano agli ebrei, quindi una discriminazione al contrario. Ne sentiamo ormai la follia, Daniele. In realtà questa spilla, penso che tu fai riferimento a quell'iniziativa che aveva preso, diciamo, ha preso qualche membro del consiglio di amministrazione dell'ASL di Brindisi, ma ancora nel 2021. In realtà poi è stata bocciata, ovviamente per ovvie ragioni, però ad oggi non mi risulta che ci sia una spilla in cui c'è scritto io sono vaccinato. All'epoca ci fu questa cosa, ma ce ne fu un'altra anche in Campania, poi fecero per certi versi lo sfottò, in cui anziché scrivere io mi sono vaccinato, io mi ho vaccinato, no? Per far capire un pochettino la stupidità di questa cosa. Ovviamente questa è la politica, no? Poi ovviamente la politica, sapete che si muove in direzione del consenso. C'è ancora tanto consenso perché probabilmente è stata venduta come una sottomissione, io la chiamerei, da buon psicanalista, una ovviamente non, voglio dire, è stato una
sodomizzazione, no? Questo vaccino, perché per certi versi chi non lo voleva fare l'ha fatto per ragioni che non hanno niente a che fare con la scienza, no? Per cui è un pochettino, come dire, divento sistema per non avere problemi. Ora, questa cosa però è stata tradotta in che cosa? In una rabbia pazzesca, solo che si è scambiato il destinatario della rabbia. Anziché arrabbiarsi col governo, con se stessi, prendono chi ovviamente ha dato spazio alle proprie azioni, rispettando la propria volontà. E questo però, sapete, è lo schema di qualsiasi forma di bullismo, di discriminazione, no? Quando la frustrazione uno ce l'ha, con chi se la prende? Mica se la prende con quello più grosso, no? Se la prende con quello che la società mette lì alla berlina, la minoranza, no? Le minoranze sono sempre soggette a insulti, discriminazioni. Ce l'ha insegnato la Lega, no? Che poi passava dai meridionali agli immigrati e poi è proprio la logica della stupidità umana, come diceva Schopenhauer. Però ovviamente noi ci dobbiamo emancipare da questo, no? Ci dobbiamo emancipare, dobbiamo essere consapevoli che poi ovviamente le logiche della politica possono anche non essere le logiche di ogni singolo individuo e cittadino. Teresa, per favore, se io fossi al tuo posto, fare meglio a preservare questo nostro rimasuglio di un'intesa. Teresa, è giusto che ora ti levi di dosso tutta la vita mia, come facevi, ma troppo spesso, con la biancheria. Teresa, ho già deciso, ti mollo con preavviso, che lo sbaglio tuo di amarmi col guinzaglio è stato idillo di un'illusa. Teresa, se i tuoi sentieri son passi sul ghiaccio più falsi che leggeri, come l'abbraccio a mano tesa che ora mi dai. Teresa, tu non prendertela male, niente capirai di personale. Teresa, senza offesa, ce l'ha un cuore, e allora va da sé, diglielo tu di rinunciare, se non altro ormai perché non ti amo più. E poi, sono 3 mesi che convivo con i miei, e quasi quasi adesso io ci resto, non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo realizzare che un amore intenso brucia presto. C'è nessuno che ti uccida come i miei, tutto il divano e dopo cena Sky, ma non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo maturare, ma non fallo per favore senza me. E non è per qualcosa, ma con queste premesse, Teresa, non vorrei poi ti sfuggisse che comunque tu la metti. Teresa, ci sono affetti, in effetti, che affetti non sono stati mai, ma cosa vuoi, ai tempi sai, mi innamorai. Teresa, intanto smettila di urlare, che brutta sei quando ti fai volgare, ma sento che l'hai detta con il cuore, e allora va da sé, chiedimi tu di rinunciare, se non altro ormai perché non mi ami più. E poi, sono 3 mesi che convivo con i miei, e quasi quasi adesso io ci resto. Non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo realizzare che un amore intenso brucia presto. Non c'è nessuno che ti uccide come i miei, sotto il divano e dopo cena Sky. Non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo maturare, un po' fallo per favore senza me. Ma c'è che ti ritrovi in ogni dove, vorrei fingere che non sia dolore. Respiro sì, però respiro male, rimani tra il pensiero e le parole, e in fondo riuscirei soltanto a dirti che non vali tanto, ma tu sai capire quando mento. Non ti abbandonare, non ti lasciare andare, te lo dico con un sorriso, siamo un malinteso gigantesco. Un'altra vita io Teresa non ce l'ho, ti lasciare andare, devi solo realizzare che un amore intenso brucia presto. Non c'è nessuno che ti uccida come i miei,
Mario ci scrive: io sono vaccinato perché ipnotizzato, buonasera signor Russo, loro non hanno colpe, se no chissà e soggiace per complicità criminale. Mario, io direi che più che ipnotizzati sono manipolati. Ora ovviamente come dire, c'è anche chi si è vaccinato perché ha reputato il vaccino, diciamo, importante. Questo ovviamente io non lo discuto, va benissimo scegliere, ma sostanzialmente poi avanzare, diciamo, questa pretesa che gli altri si vaccinino, che gli altri si omologhino, è una cosa ovviamente che non può essere che una perversione. Per questo dico, se non è il frutto di un abuso, quindi di una manipolazione, non vedo altro, cioè, che altro potrebbe essere. Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa e ci dice tenetemi fermo e ci dice tenetemi fermo. Il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. La de sole fuori tira nella sera. Intanto saluto Anita che ci ascolta sempre con molto affetto. Ecco, e allora continuando un pochettino con questa puntata, poi dopo ovviamente leggeremo anche le iniziative della radio che ne abbiamo, sì, vedo che ci sono delle scene, delle cose nuove, poi c'è la lista prodotta del gas, dei prodotti del gas, e poi per il 12 settembre altre serate a tema, insomma veramente tante cose che leggeremo con molta passione e dopo a seguire. Io, amici radioascoltatori, mi ricordavo quando sono venuto qui in radio che c'erano tantissimi poeti che telefonavano, che scrivevano, che addirittura recitavano le poesie. Ma dove siete, amici? Cioè, io non siete scomparsi, state ascoltando La Zanzara dall'altra parte su Radio 24. Ora partecipate, fatevi sentire, diamo il contributo, perché poi dopo ovviamente se voi scrivete c'è un senso in quello che fate, no? Siete come dire, dei comunicatori a un livello che è prezioso, che è importante, e quindi c'è bisogno anche di sentirvi, di ascoltarvi, di nutrirci di poesia. Mi ricordo quando feci un progetto di poesia clinica, che fu anche un testo che poi pubblicai sostanzialmente, che si chiamava Trilogia, Trattato di Poesia Clinica, e mi ricordo che mi approcciai ovviamente ai poeti, da psicanalista, e portai questo progetto, ovviamente partecipando ai circoli culturali, quindi tramite i concorsi, poi dopo mi ricordo si girava, si andava a Milano, si andava a leggere la poesia, si andava a interpretare, il circolo Volta, mi ricordo, insomma ebbi un confronto con i poeti e gli raccontai appunto questa idea, dicendo: guardate che per me non ci può essere uno scollamento tra psicanalisi, ovviamente sia la clinica che la teoria psicanalitica, e poi, come dire, la drammatizzazione del sintomo che avviene nell'arte, no? Gli parlai un pochettino in questi termini, dicendo che la poesia comunque è anche un pochettino anticipatoria di quello che succederà, svela trame inconsce, e sostanzialmente poi fece un discorso del tipo noi dobbiamo fare sintesi e quindi sostanzialmente poi la poesia avrà un valore terapeutico alla fine della fiera, no? Adesso, per non raccontarvi tutta quella discussione che ebbi, che poi era più che altro un monologo che loro ascoltarono, però insomma uno dei poeti in qualche modo mi guardò, che aveva ascoltato, forse quello che aveva ascoltato più di tutti, e mi disse una frase che mi restò impressa. Per me quella frase ovviamente la penso sempre, quelle parole che mi disse le penso sempre, perché sono pregne proprio di significato, di quel significato veramente che probabilmente ha contattato chiunque scrive, ha un rapporto con una penna, con un foglio bianco, col silenzio, con la creazione, appunto con l'atto
di poetare. E lui mi disse: guardi che la poesia è carne viva, no? Cioè, voglio dire, è una cosa potentissima, no? È un po' come dire, lì dentro c'è gioia, ma c'è anche estrema sofferenza, no? Cioè, si va a toccare qualcosa di potentissimo, qualcosa che sconvolge, qualcosa che può veramente, come dire, fare male, no? Questo non era in contrapposizione a quello che avevo detto io, però capite, amici radioascoltatori, che è una cosa veramente profonda, davvero profonda, no? Un poeta che ascolta, come dire, poi risponde con una consapevolezza devastante, no? Perché di fronte a quelle parole ci sono parole che sono disarmanti, no? Ci sono parole a cui non bisogna replicare, perché sono lì che hanno bisogno di spazio, di significato, di riempirsi di significato, di riempire la nostra vita di significato. E non ci fu replica se non, come dire, incassare quelle parole e farle vivere, vivere, vivere dentro di me. E ancora si muovono e ancora danno significato a tante idee che erano lì senza forma, no? Erano in potenza. Quindi questo per farvi capire come il rapporto poi con gli artisti è fondamentale. È fondamentale e soprattutto come la cornice clinica poi diventa sostanzialmente, assume tutt'altro significato, tutt'altro valore, quando c'è la possibilità di vederlo, di sperimentarlo il sintomo, di riviverlo, di elaborarlo, senza accorgersene per la maggior parte nella maggior parte dei casi, perché è un gioco, l'arte è un gioco, l'arte deve essere espressione, l'arte deve essere scevra dalla volgarità del giudizio, di quegli occhi che scrutano per offendere, per dare forma, e soprattutto per violare la riservatezza e tutta, come dire, la dignità della persona nel suo essere, per l'appunto, come dire, persona e degna del rispetto, nel suo spazio prossemico e psicologico. La poesia è qualcosa che in maniera, diciamo, delicata oltrepassa ogni barriera, ma lo fa in maniera, come dire, gentile, spesso porta luci lì dove c'è buio. Ora, farla la poesia, farla e trasformare la parola in movimento significa danzare, no? E così come il movimento si può trasformare in un tono di voce, e questo può significare cantare. E lo stesso, come dire, è quando il movimento poi diventa interpretazione. E quindi sostanzialmente spostarsi da una dimensione all'altra, da un canale espressivo a un altro, muoversi attraverso qualcosa che nel suo valore simbolico significa movimento, può essere veramente trasformativo. Quindi se vi occupate di bambini, e ovviamente sapete che negli asili la cosa più importante da fare è fare giocare i bambini, no? Non è insegnargli a colorare, a scrivere, a stare in fila e in qualche modo a mangiare le polpette, se non diciamo la pasta asciutta e la carne, e giocare, no? Però giocare è un'arte, giocare è pericoloso, perché pensate le maestre che si mettono a fare giocare i bambini, no? Che poi magari uno cade e arriva la mamma: ma come mi hai fatto male, hai fatto ferire il mio bambino, no? Cioè, perché non c'è questa cultura. Allora il gioco è una cosa, come dire, è potentissima, perché è qualcosa di imprevedibile, è qualcosa che può determinare qualsiasi cosa, però ha un potere di aggregazione, ha un'energia incredibile, è qualcosa di veramente meraviglioso, che poi nell'adulto permette di regredire, di ritornare, di recuperare quello stato ovviamente represso, perché bisogna diciamo essere adeguati, muoversi in un certo modo, o soprattutto sfuggire, rifuggire dai giudizi e comunque proteggere quell'immagine che abbiamo di noi.
Per questo dico, se vi occupate di bambini, se vi occupate di insegnamento, se siete psicologi, se siete medici, se avete relazioni, se siete appassionati di arte, piano, musica, teatro, valutate attentamente anche l'iscrizione a questo corso, perché veramente abbiamo, abbiamo dei tempi stretti. Penso che fra 2 settimane chiudiamo le iscrizioni e poi piove di sacco, non ci saremo più. L'offerta è libera, a copertura degli artisti che verranno, come dire, qui a piove di sacco, e verranno da tutta Italia, da Roma, dalla Spezia, da Torino, insomma tantissimi artisti verranno, ovviamente a copertura spese, perché comunque c'è un rapporto anche tra noi di collaborazione, anche con la bravissima Emanuela Cristoforo che sta coordinando il gruppo artistico. Valutate la possibilità di dare il vostro contributo, di sottoporvi a questo gioco espressivo, a questo modello, ovviamente anche ideato da me e soprattutto coerentemente a tutto quello che vi ho raccontato qui in radio e al testo di Poesia Clinica, perché è un'esperienza anche questa, è un'esperienza nuova, e soprattutto perché con grande piacere ovviamente mi ritrovo qui a parlare di qualcosa che ho creato con gente che mi ha ascoltato in questi 3 anni e ovviamente mi ha ascoltato, mi ha seguito e mi segue ancora su Telegram, e quindi potete, insomma, possiamo conoscerci, possiamo giocare insieme, possiamo sperimentare. Ma ovviamente se avete voglia, se vi serve, se come me sentite l'importanza di uscire dai protocolli e di aprirsi a qualcosa che ha nell'essere espressivo, nel suo essere espressivo, un potere e una possibilità di entrare in consapevolezza pazzesco. Allora, vediamo qui cosa mi dice Mario. E infatti dice: chiede al pubblico della radio, ci sono almeno 10 di poeti e di appassionati, tantissimi. Grazie Mario, grazie per il proprio seguo. Quindi assolutamente sì, sto chiedendo Mario al pubblico ovviamente di se ci sono poeti, se ci sono appassionati, e quindi sapete che c'è questa possibilità, valutatela attentamente prima di scartarla, perché non si ripresenterà. È un gruppo itinerante, non è una di quelle cose che si fanno, quelle conferenze che si fanno in cui si parla, no? A volte sono autocelebrative, no? C'è quello che dice: io ho fatto questo, io so fare questo, qua nessuno sa fare niente, semplicemente ci sarà una parte teorica che vi spiegherà come la psicanalisi ovviamente poi lavora sul simbolico, e poi tutta arte, tutta espressione in assenza di giudizio, e poi dopo ci sarà una parte di restituzione. Tutto questo è il corso che si terrà a piove di sacco. Amici, pensateci davvero, perché poi dopo ovviamente io non posso usare la trasmissione per raccontarvi del corso, perché però voglio che passi appunto il messaggio che questo non è un corso, è proprio un momento di aggregazione, di espressione, è un momento veramente per sentirci vivi, con l'aiuto di professionisti straordinari che veramente fanno arte e la fanno sempre col sorriso in bocca, ma è l'arte quella proprio autentica, che significa gioco. Quindi è un'occasione di giocare insieme, di stare insieme, di divertirci e ovviamente di sorridere, di ritrovarci noi stessi in mezzo agli altri. Quindi, amici radioascoltatori, adesso andiamo con la pubblicità, poi passiamo alle iniziative della radio e poi ovviamente microfoni aperti, telefonate aperte, potete intervenire in diretta, possiamo cominciare anche un dibattito, se volete anche politico, sull'ultimo periodo. Abbiamo un'ora davanti dopo le pubblicità, quindi possiamo parlare, cerchiamo insieme di fare questa trasmissione. Io sono molto attento ai vostri feedback via SMS e vediamo in qualche modo di passare quest'altra oretta insieme qui sulle frequenze di Radio Gamma 5. Allora, a dopo la pubblicità. Sì Mario, no,
era proprio rispetto al corso. Grazie comunque, grazie. Allora, per sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, potete fatturare il versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 oppure tramite il bonifico bancario alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. Ovviamente trovate tutti gli estremi sul sito della radio www.drpaolorusso.it. La cooperativa Gamma 5 ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Venerdì 4 novembre, quindi domani alle 20:15, c'è una cena per aiutare gli animaletti del parco. Il menù è 28 euro, aperitivo di benvenuto. Poi c'è un primo, velutato di zucco con crostini del parco, maccheroncini fatti di casa con ragù di verdura, un secondo con mille foglie di zucca, con pane, carasau e funghi, contorni misti di stagione, un dolce, barattolino di crema zucca e cioccolato, acqua, vino e caffè. Per info e prenotazione chiamate lo stile del parco al 337 14 81 507 337 14 81 507. Parte ricavato andrà a sostenere il progetto di rifacimento della stalla di Ugo e le sue amiche caprette. E poi leggiamo la lista dei prodotti da prenotare per la consegna del gas del 19 novembre. Allora, il bio dalla Sicilia, arance nave, le uva bianca Italia, mandarina senza semi, limone primo fiore, melo grano siciliano, avocado siciliano, pompelmi rosa della Sicilia, patate gialle, noci in guscio, mandorle sgusciate, nocciole sgusciate, olio in tanica, varietà intensa e delicata, vino nero d'Avola in box, tonno pinna gialla, filetti di acciughe, pomodoro secco, lenticchie pregiate siciliane, capperi sottosale, succo di melograno, busiate, pasta artigianale. Poi biodinamica del Trentino, mele giallo e rosso, succo di mela, mela e zenzero, marroni, prima qualità extra, succo del benessere del Friuli, puro secco, puro succo di olivello spinoso. Allora, per info chiama Fabio, chiamare Fabio allo 328 63 32 323, 328 63 32 323. Il 12 novembre alle porte in sede radio alle 20:45 c'è una serata dal titolo La respirazione nella visione cinese antica e nella fisiologia di base del metodo MC. Allora, comprendere e crescere la capacità di controllo del respiro è un tema fondamentale per migliorare la qualità della vita. Nonostante sia un argomento poco dibattuto rispetto ad altri grandi temi nell'ambito della salute, come l'alimentazione e i prodotti di integrazione, antiche tradizioni orientali e metodi MC si incontrano in un terreno comune per fornire strumenti di eccellenza a tutti coloro che vogliono accrescere la consapevolezza di sé e il proprio benessere psicofisico. Nell'arco della serata si parlerà anche di nutrizione e si insegnerà anche il test di contrazione muscolare. Allora, i relatori sono Marco Cortici, kinesiologo e ricercatore nel campo della salute, ideatore e fondatore del metodo MC, e poi Pietro Biasucci, monaco civile Shaolin di 34esima generazione, nome buddista Shi Yandeng, insignito del premio Elite di arti marziali Shaolin in Cina e oltremare. Per info chiamare il 329-0038-988, 329-0038-988.
siamo un gruppo già consolidato da 2 anni di genitori e insegnanti che da ottobre danno avvio ad un progetto di istruzione parentale per la prima superiore con l'intento di valorizzare i talenti individuali dei ragazzi anche attraverso esperienze pratiche e laboratori. Cerchiamo ragazzi e genitori che vogliono condividere con noi questo percorso. La sede si trova a Scorzè in provincia di Venezia. Contattare Giorgia al numero 347 1609 749. 347 1609 749. Azienda artigianale specializzata nella produzione di vasi e fioriere in metallo, ricerca addetto alla verniciatura, spruzzo. L'orario di lavoro è giornaliero e la sede si trova nel comune di Salzano. Gradita esperienza nel settore, ma non indispensabile. Contattare Livia al 320 71 94 626 328 71 94 626. Roberto, operaio edile, terzo livello specializzato, cerca lavoro come dipendente in città lagunare a Venezia oppure se altrove come trasfertista. Telefonare al 380 53 30 191, quindi 380 53 30 191. Per favore aiutatemi, grazie. Questo è Roberto. Poi vendono paglia di frumento in balle piccole, ideale per la pacciamatura. Chiamare o scrivere un messaggio WhatsApp al 346 081 78 34, quindi 346 08 17 834. E poi c'è un'azienda in forte crescita che assume un tecnico sistemista informatico, giovane e dinamico. Zona di residenza preferibilmente Asolo, Montebelluna o Castelfranco. Per info telefonare a Walter al 338 777 1350, quindi 338 777 1352. E poi andiamo appunto all'iniziativa di cui vi parlavo prima, l'iniziativa che ho ideato insieme ad altri artisti, quindi il Centro di Psicosomatica di Padova e Portogruaro organizza un seminario dal titolo La dimensione simbolica nella conoscenza di sé. Quando il sintomo urla costretto da pareti invisibili, l'arte può dargli un senso e un significato. L'atto espressivo nutre la mente di orizzonti nuovi e la vita appare sospesa tra un procedere silente e un nuovo mondo di desiderio da scoprire. Per info e preiscrizioni potete chiamare il numero 347 25 16 051, quindi 347 25 16 051. Il programma, il seminario fornisce una formazione sulla lettura simbolica attraverso il linguaggio psicoanalitico. L'esperienza espressiva sarà guidata da artisti contemporanei che accompagneranno il corsista verso l'esplorazione di sé attraverso la performance artistica, poesia clinica, musica, danza, teatro
canto saranno alcune delle discipline in campo per permettere un percorso formativo intensivo. La formazione teorica sarà fatta da Paolo Russo, poeta e psicanalista, responsabile del corso, e poi il gruppo artistico. Emanuela Cristoforo, danzatrice art performer, coordinatrice gruppo artistico. Caterina Genta, danzatrice diplomata alla Folkwang Hoc School di Pina Bauch, e poi coreografa, arte e video performer, attrice di teatro e cinema, regista e cantante. Poi abbiamo Herman Pasqualetti, musicista e ideatore di congegni musicali tecnico-artigianali. Marco Merino, performer, esperto di arte grafica, fotografia e suono, musicista eclettico di strumenti artigianali per suoni tecnico-naturali. E poi per ultimo Aldo Guerrieri, poeta, mimo teatrale, regista di art performance. A Piove di Sacco il 3, 4, 5 e 6 dicembre. Per info su orario attività potete chiamare, vi ripeto, il 347 25 16 051, quindi 347 25 16 051, oppure andare sul sito www.drpaolorusso.it alla sezione seminare, trovate tutto il programma. Allora, la quota di iscrizione è libera, quindi il contributo è libero, quindi voi chiamate il numero, vi risponderà una splendida Emanuela e vi spiegherà un pochettino come come organizzato il corso. Comunque in parole povere noi vedremo la proposta di contributo, poi ovviamente se riusciamo a fare come dire, a raggiungere il budget per la copertura delle spese vi daremo assoluta conferma, accettazione della proposta di contributo, e poi dopo si partirà ovviamente col corso intensivo esperienziale di dal titolo La dimensione simbolica nella conoscenza di sé. E questo era l'ultimo annuncio della radio, forse diciamo ordinato come dire in ordine di scadenza, il cratere della scadenza, è scomparso un foglio, spero che non abbia fatto una brutta fine. Allora poi dopo qui abbiamo dei disegni degli altri speaker, pensavo fossero diciamo delle iniziative, invece sono bellissimi disegni e veramente molto belli, fatti probabilmente durante la trasmissione. Li metto qui di lato e poi dopo il proprietario, l'autore sa che sono qui di lato sul dove c'è il tappetino blu nello scaffale qui di lato. Ok, allora amici radioascoltatori, cominciano anche i vostri sms di discussione. Sapete che ovviamente molti sono preoccupati, dicono non è cambiato nulla, molti mi dicono ma caspita, in realtà è come se per certi versi non si fosse fosse cambiato niente, era tutto illusorio questa sospensione dell'obbligo vaccinale, perché in realtà poi si dà mandato ai dirigenti di organizzare il personale non vaccinato come vogliono. E poi dopo c'è anche chi dice sostanzialmente tutto cambia per non cambiare nulla. Allora, io ho un'idea completamente diversa. Io penso che l'operazione Meloni ha svelato in realtà la perversione di questa classe dirigente. La classe dirigente che era al potere, e per lo più quella del PD, ha svelato la perversione, perché per certi versi, se voi sentite i discorsi di Emiliano e di De Luca, scoprirete e verificherete anche da voi che c'era l'intenzione di non levarlo questo obbligo vaccinale, perché si tratta questa gente, queste minoranze
come dire, delle categorie di cui liberarsi. Sono circolate voci incredibili, addirittura che l'obbligo dovesse essere inserito nella deontologia professionale, quasi fosse, come dire, un atto dovuto proprio per esercitare qualsiasi professione sanitaria, no? Quindi, al di là che poi il virus adesso è molto meno forte, al di là che poi uno ha preso il virus come me due volte, perlomeno quelle, diciamo, che mi servivano per lavorare, però probabilmente, come dire, quindi con tutto il procedimento del tampone, eccetera, eccetera, però sostanzialmente se ne fregano di tutto, questo perché l'essersi vaccinati era, come dire, la condizione, era quasi la condizione necessaria per poter in qualche modo essere, diciamo, tifosi, aggregarsi, essere base di un partito che ha fatto diventare il vaccino, come dire, una questione politica, mentre abbiamo una guerra in corso, mentre abbiamo un paese in totale recessione, e il vaccino è diventato un pochettino quella cosa, quel feticcio creare gregari che seguono, appunto, come dire, una compagine di governo che non ha idee, che non ha assolutamente idee, che non ha, mi permetto di dire, anche non è fedele neanche a quei valori originari che facevano la sinistra, no? Per cui veramente una delusione pazzesca, veramente pazzesca, anche se io non ho mai votato PD in vita mia, però mio Dio, che questa gente si dica di sinistra è davvero quasi una bestemmia, no? Perché veramente questi non hanno portato valore in questi anni, non hanno portato idee, hanno portato solo scontri, attacchi, per non dire qualunquismo, esagerato, esasperato all'inverosimile. E quindi abbiamo questa Giorgia Meloni che già in un provvedimento del genere ha sostanzialmente interrotto, ha spezzato una strada tracciata, perché tutto portava all'esclusione di una categoria di persone dalla vita sociale, lavorativa, portava lì, perché se vi ricordate stavano assumendo, pagando medici stranieri, operatori stranieri, stavano creando veramente una... stavano veramente creando una spaccatura totale, un isolamento totale di queste persone. Per cui personalmente credo che bisogna in qualche modo anche capire il linguaggio della politica, no? Non è possibile creare diciamo azioni politiche senza un compromesso politico, senza accontentare qualcuno da qualche parte, senza sostanzialmente senza fare troppo rumore, ovviamente. Questa è la furbizia politica, l'arte politica è proprio riuscire a mettere lì un principio, però con delle combinazioni, con delle formule che per certi versi a poco, che per certi versi, come dire, creano alleanze, creano interessi, creano squadra, e però poi realizzano di fatto un'idea di politica. Allora, con Giorgia Meloni, amici radioascoltatori, secondo me, al di là di come uno la pensi, è ritornata la politica, si respira, comunque c'è discussione, è ritornata la dignità delle idee, ovviamente per chi ce l'ha ancora le idee, perché c'è un popolo, un'intera nazione che oscilla tra una parte e l'altra, oscilla tra il vaccino sì e il vaccino no, oscilla come si fa con... o le squadre di calcio nei derby, tra un tifo di una squadra e un altro, oppure ci sono quelli che credono agli idoli e goleador. Ok, non ce n'è goleador in questa società, ci sono qualità diverse, e soprattutto ci sono fatti concreti che devono essere tangibili. Oggi noi sappiamo
ed è un fatto tangibile, e ve lo dico da operatore sanitario, da persona che conosce anche tanti medici che stanno incominciando a lavorare dopo veramente anni di umiliazioni, oggi tocchiamo con mano un'intera generazione che si riprende la vita, si riprende il lavoro, si riprende la dignità e soprattutto si riprende la possibilità di vantare dei diritti, perché è ritornata a contare, è ritornata a contare nella società. Allora questa degenerazione che era cominciata, che sembrava sempre senza fine per certi versi, è stata interrotta, spezzata, è stata in qualche modo deviata da una grandissima Giorgia Meloni, a cui bisogna riconoscere assolutamente come dire, la coerenza, perlomeno fino a qui, e poi dopo saremo lì come base, e ovviamente io non ho votato Meloni, però sarò lì a capire se per certi versi Meloni farà gli interessi, continuerà, io me lo ricordo tutto il programma della Meloni, se andrà in direzione per l'appunto di quello che ha denunciato, di quello che ha detto, e per certi versi fino adesso, considerando che come dire, il governo è nato da pochissimo, abbiamo visto delle cose che, io vi dico la verità, amici radioascoltatori, non avrei neanche come dire, immaginato, non avrei mai potuto immaginare, quando ho visto i partitini come dire, alternativi che venivano in qualche modo spazzati via nelle elezioni, un po' per responsabilità anche di chi è in qualche modo ha fatto propaganda del non voto, un po' per chi in qualche modo non si riconosceva, diciamo, nell'unione, nella condivisione delle idee, e lì ho pensato che veramente non c'era più speranza, mi prospettavo poi quello che poi in realtà era nella mente dei partiti di governo, cioè la cancellazione dei sanitari dalla vita, diciamo, sociale, e bisognava vaccinarsi non perché servisse il vaccino, perché ormai era esplicito, perché bisognava essere come gli altri. Questo non è successo, e non è successo grazie appunto all'azione politica che abbiamo visto in questi giorni di Giorgia Meloni. Per cui io personalmente sono lì, guarderò il suo operato e soprattutto da sanitario non posso che come dire, ringraziarla, e soprattutto tutti i sanitari hanno ovviamente, sanno cosa è significato stare sotto quell'altro governo, e il valore veramente politico di quello che ha fatto Giorgia Meloni. Arrivano qua messaggi, addirittura uno dice: poveri italiani, italiani illusi, scoprirete il prossimo anno tra aprile e agosto chi è la Meloni. Saremo lì a guardare ovviamente chi è la Meloni, ma soprattutto secondo me bisogna anche guardare alle cose che vanno, non solo alle cose che non vanno, perché questo atteggiamento poi di cercare sempre dov'è la fregatura, in qualche modo poi ci fa perdere di vista anche le cose che sostanzialmente stanno andando. Guardate che il precipizio era come dire lì, e non c'era tutta questa speranza che cambiasse la narrazione, non c'era assolutamente. Sentire una Giorgia Meloni scatenata contro speranza, e sentire pure che ci sarà una commissione d'inchiesta, tra l'altro presieduta anche da Renzi, che odia Speranza, odia il PD, è una cosa che veramente era impensabile fino a qualche mese fa. Allora io, amici radioascoltatori, aspetto i vostri interventi. Voi sapete che potete chiamare al telefono sia allo 049 700 700 sia allo 049 700 838, o potete mandare gli sms al 334 7102 672. Rinnovo l'invito soprattutto agli speaker, non solo ai radioascoltatori, agli speaker di aderire al progetto con quota libera di partecipazione. Io ne sto pensando
pensando già a qualcuno che sento, ovviamente non voglio fare nomi per non discriminare altri, però pensateci davvero, perché è un progetto di gioco, ma soprattutto è qualcosa che ci fa squadra in questa radio che ha tantissime virtù, ma ahimè forse come punto di debolezza è il fatto che siamo delle isole ovviamente scollegate tra loro. Ci sono tante risorse, tantissime risorse, ma nessuna rete, nessun progetto comune. Io per esempio moltissimi speaker che ascolto, che sento, non li conosco, in buona sostanza non conosco nessuno dei miei colleghi speaker, e questo mi dispiace, perché veramente ascoltarli, sentirli è qualcosa che mi piace molto, per cui veramente questa potrebbe essere anche un'occasione per fare rete. Allora passiamo alla prima telefonata. Pronto? Buonasera, dottor Paolo. Sì, Russo. Buonasera. Sono Marco da Marghera. Buonasera, Marco. L'hanno chiamata nelle sue prime trasmissioni a Gamma 5. Sì, sì, salve Marco, salve, piacere. Sì. No, io neanche io non ho votato la Meloni. Io ho votato per un partito antisistema come Gruppo Vita. Sì. Che era che si proponeva in campagna elettorale per l'abolizione degli ordini professionali, compresi sì. Medici, tutti distintamente giornalisti, avvocati, notai, via discorrendo. E quindi riguardo ai primi passi di questo governo, devo dire che tiepidamente sta facendo il suo, ecco, e riguardo al discorso del reintegro dei medici non vaccinati. Però le devo dire una cosa, sì. Competenza delle regioni affinché questo avvenga, queste competenze, cioè sono l'appannaggio delle regioni, oppure la direttiva va seguita, le regioni devono seguire la direttiva del governo in toto, insomma. E poi un'altra cosa, c'è qualche speranza, scusa questo se abuso questa parola qui, che dovrebbe essere positiva questa parola qui, no? Che venga abolite, non congelate, ma abolite le multe dei over 50 come il sottoscritto, no? Che è stata affidata già in aprile, no? Sì, sì. Se è possibile, appunto, che questo governo riesca, ecco, appunto, a cancellare queste multe, ecco, perché è una cosa vergognosa. È come dire, no, è lo Stato che si comporta come estorsore, come ricattatore nei confronti di una fascia di cittadini che non vuole essere inoculata con questo sierogenico che sappiamo benissimo gli effetti avversi che può causare, no? Assolutamente. Tremendi, anche col discorso il segreto militare riguardo alle case farmaceutiche, no? Che non chi subisce danni non è a parte mia, forse anche a parte sua, e di tanti ascoltatori speaker di Gamma 5, ma di tanti milioni di cittadini italiani che purtroppo o per il capo, perché non hanno, o perché ci credevano all'inizio, perché la scienza è sempre questo motto della scienza. Ma quale scienza? Ma è una scienza al servizio di cosa? Delle case farmaceutiche? Questa è una pseudoscienza. La scienza deve porsi dei dubbi riguardo alle scoperte. Certo, no? Certo, assolutamente. I sanitari dicono che un vaccino nemmeno 10 anni basterebbe di essere testato veramente compiutamente. Va bene, Marco, grazie. Io non mi ricordo però la prima domanda. La seconda era sugli over 50. La prima? No, volevo dire, cioè il discorso delle le regioni competono loro. Ah, se le regioni hanno di, assolutamente. Oppure il governo impone la direttiva alla. Sì, 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 assolutamente. Va bene, Marco, allora cerco di rispondere, così poi ovviamente grazie per l'intervento, grazie, e grazie anche per l'ascolto. Buona serata, grazie. Allora chiedo al secondo radioascoltatore di avere un attimo di pazienza. Allora cerco un pochettino di rispondere anche a Marco. Sostanzialmente sì, c'è una ovviamente una diatriba rispetto a questo, no? Perché Emiliano dice io non in qualche modo non realizzerò questo progetto perché poi c'è un pochettino le ASL, no? Sono come dire regionali, la competenza è anche regionale, però c'è anche una gerarchia delle istituzioni. Io credo che questo provvedimento adottato dalla Meloni debba assolutamente come dire essere rispettato anche dalla regione. Per quanto riguarda la tassa over 50, assolutamente Marco, questo sta nei patti. Prima della sospensione, ovviamente dipende
in che provvedimento verrà inserita, però sicuramente è uno dei capisaldi ovviamente del governo Meloni, anche perché è coerente a tutto quello che ha fatto, ecco, a tutto quello che ha promesso, per cui sostanzialmente se non adesso sicuramente nel prossimo provvedimento sarà inserita appunto anche o la sospensione per poi l'annullamento, o se non addirittura l'annullamento di questa multa iniqua e senza senso. Sì, pronto? Sì, buonasera, sono Tiziano, chiamo, sono della macchina, sto guidando. Sì, Tiziano, no? Sì, grazie Tiziano, sì, allora ti ascoltiamo. No, allora io ho notato una cosa, parlando, ovviamente abbiamo visto che la narrazione ufficiale prosegue, però vi dico la verità, prima cosa, da un lato mi ha stupito che per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti di noi Freevax, mi ha stupito appunto che il governo, se non riga dritto, ma riga verso una certa direzione, speriamo. Sì, e quello sì. Che voglio dire è che secondo me, come io all'inizio, io ho sempre avuto lo stesso atteggiamento, ho avuto la fortuna di ammalarmi una settimana prima di ricevere la sospensione, non ero uno dei coraggiosi che, come tanti sento parlare, ha trovato il coraggio di denunciare lo stipendio, ho avuto un po' di culo, vabbè, non so cos'è, scusate il termine, però vedo che stanno proseguendo, probabilmente se loro si dimostravano contro il Green Pass, contro i vaccini, contro l'obbligo, è ovvio che non sopravvivevano. Assolutamente, assolutamente. Senso, assolutamente, non potevano assolutamente andare avanti. Vabbè che era una falsa opposizione, però ho l'impressione che non andavano avanti e sarebbero stati crocifissi come li stanno crocifiggendo adesso dalla Puglia, l'ordine dei medici e questo. Comunque ho notato una cosa, che sono convinto, ho parlato, c'è una mia amica infermiera che lavora a Campo San Piero, questa vaccinata, non voleva vaccinarsi, però è stata costretta perché poi mi vede da sola con la figlia. Quando le ho mandato le vignette di quello che stava facendo il suo governo, insomma, ha detto no, che le fa rabbia perché lei ha dovuto farlo e noi no. Come un altro mio collega, una persona che fa il mio stesso lavoro in un'altra parte, io lavoriamo nell'ambito ospedaliero tutti, e gli ho detto com'è l'atmosfera qui in questo ospedale che era Campo San Piero. E guarda, ma non c'è niente, però allora c'è un po' di astio nei confronti di personale che stanno entrando, ma guarda, sono in pochi, però dico io non sono d'accordo che rientrino. Per cui sono anche, non so se è perché c'erano su con noi, se è perché sono tanti convinti, non lo so, però io sono convinto anche di una cosa, va bene che c'è una strumentalizzazione continua, e certo pochissime trasmissioni continuano a perseverare, però è un po' colpa, se di chi ha questa, se ci voleva poco all'inizio bastava che un po' più di personaggi, medici, qualche primario, che responsabile, avesse messo i bastoni fra le ruote, è ovvio che non potevano permettersi di chiudere interi reparti. Mi ha stupito che sia stato un intero apparato completo sanitario che proprio si sono vaccinati tutti quanti, che sono convinti, va bene portare a casa lo stipendio, bastava che si fossero un po' uniti, vuol dire che tutto sommato assolutamente, Tiziano, assolutamente condivido. Va bene, Tiziano. Sì. Io ti dico, facciamo quella risposta agli altri. Io sinceramente, se per caso mi sarei lasciato sospendere, cioè andavo avanti, sono convinto, però sento che poi a un certo punto io ho cessato di discutere, di portare il mio pensiero a quella gente, perché è inutile, come dicevate qualche volta in radio, magari anche uno catturato, però non si riescono a catturare perché come noi siamo convinti di noi.
per la nostra strada, anche loro per la loro strada. Va bene, lascio spazio agli altri, buona serata. Grazie Tiziano, grazie, grazie per, la, per l'intervento. No, io assolutamente sono assolutamente d'accordo con Tiziano quando dice che il governo non poteva in qualche modo, diciamo che quello è il discorso che abbiamo fatto prima, no? Non poteva come dire, esprimersi in maniera come dire, imperialista senza considerare le posizioni altrui, perché a parte che non gli sarebbe stato dato neanche l'incarico alla Meloni, no? E invece secondo me come dire, sta realizzando a poco e comunque con le mediazioni. E quello che però ha detto in campagna elettorale, soprattutto Schillaci, il ministro della salute, era un accanito difensore dei vaccini, dei provvedimenti, del Green Pass, però ovviamente lui rappresenta uno di quei medici comunque di buon senso che in realtà si rende conto che è una stronzata, che è una sciocchezza continuare a perseverare su questa linea. Ma come lui, guardate, ce ne sono tantissimi. Ora, ovviamente un conto è il piano politico, i politici che dettano la linea, quindi Emiliano che si deve fare vedere e De Luca che in qualche modo non può rimangiarsi tutta la linea che ha tenuto fino adesso, non può dire sono un cretino De Luca, no? Perché De Luca è stato uno che ha sostenuto tantissimo, poi lavorare in una regione come la Campania, dove a Napoli praticamente la gente non è che puoi dire mo stai chiusa in casa un mese, perché a Napoli lo sappiamo che la gente è molto viva, molto spontanea, molto intelligente e quindi non puoi in qualche modo fare sostanzialmente anche bloccare la gente. Quindi andare lì, quindi bloccare una città, bloccare comunque una regione, non può rimangiarsi tutto ciò, per cui va ancora persevera in questa linea. Per cui sostanzialmente, come dire, non... Poi per quanto riguarda invece quelli che sono vaccinati dicono boh ma io mi sono vaccinato e tu no, e lì ovviamente secondo me caro Tiziano dipende molto anche dalla capacità delle persone di reggere la frustrazione, è molto più facile, ma questo in generale nella vita, no? Quando uno fa una sciocchezza è più facile dire sono stati gli eventi, ho fatto la cosa giusta, piuttosto che ammetterlo, no? Perché poi dopo chi si è vaccinato perché credeva al vaccino non è così, come dire, spietato con chi la pensa diversamente, no? Spietati sono quelli che si sono piegati digerendo una frustrazione che io ovviamente ho chiamato sodomizzazione, proprio per questa simbologia di qualcuno che in qualche modo diciamo fa una violenza, una violenza fisica. E allora a queste persone che l'hanno fatto per lavorare, quindi che hanno fatto come sacrificio, a queste persone che poi hanno questa frustrazione dentro, ovviamente è difficile ammettere che hanno rinunciato al loro diritto di pensare, no? E per cui lì c'è in gioco poi anche questo discorso della politica che fa leva per l'appunto a questo senso di appartenenza nel mondo dei vaccini, quasi fosse come dire un tratto diciamo di cui che fa squadra, no? Un tratto come dire che riconosce anche la dignità, riconosce un sacco di valore, perché se voi ci pensate nella narrazione la parola vaccino è associata a responsabilità, altruismo, a salvi gli altri, la parola non vaccino, non vaccinato, no vax, questa terminologia aggressiva che hanno inventato, a che cosa l'associano nella comunicazione, no? A non rispetto, violenza, aggressione, addirittura tratti, come se Draghi ne parlava dei Novax come dei delinquenti, come persone che facevano omicidi, eccetera, eccetera. Per cui queste cose passano sia inconsciamente che come una manipolazione veramente tremenda. Ovviamente uno si appende lì, si attacca lì per giustificare il fatto di essersi vaccinato contro voglia. Passiamo alla prossima telefonata, vediamo 77. Pronto?
Buonasera. Carissimo Naff, io ormai sentivo la mancanza, dicevo, ma che è partito, è andato via, no, e lui mi telefonava sempre a tutte le trasmissioni, che è successo Naff? No, ma l'ultima volta abbiamo fatto che ti ho detto saluto, ma l'ultima volta abbiamo fatto che mi hai chiuso, a me mi dai nervi un pochettino. Ma Naff, però se c'è la sigla, capisci, c'è un pochettino un problema anche logistico, adesso hai tutto il tempo che vuoi Naff. No, poi, no, ma sì. Non è che mi interessa, guarda che mi più di tanto, non è che mi interessa, tanto visto che se uno ha delle parole sagge e cerca di stanare, non viene ascoltato. E poi vulgo su ergo decipiatur del Cicerone 40 anni prima di Cristo, è un dato di fatto, il popolo vuole essere imbrogliato, quindi imbrogliamolo. Il potere adesso, ad esempio, ce l'hai tu perché sei là dietro al microfono. Le persone non guardano se tu sai sia saggiamente esponi, politicamente esponi il tuo concetto. No, no, guardano che sei là, sei titolato, pertanto tu hai ragione. Capisci il ragionamento? Naff, nel mio caso il potere ce l'hai anche tu adesso che hai il microfono. No, ma questo sono d'accordo, sì. Però ti ripeto che nella maggioranza è questo. Se poi uno è, come si può dire, uno che, come me che fa dell'autoronia, no, sì. Non viene considerato, capisci? Ma io Naff, i tuoi interventi, se tu vedi anche il podcast e le trasmissioni, i tuoi interventi ci sono sempre interventi importanti. Ora ovviamente sai, non è il contenuto, perché le cose che dici sono sempre interessanti. Il problema è un pochettino gestire poi tutti gli spazi, la sigla, non so, tutto. Sì, guarda, sì. Che anche il coso glielo ho detto all'architetto, ho detto guarda che sì. Anche là dietro il microfono non è mica facile starci, cioè, cercando di assecondare un po' tutti, perché è giusto che per tutti ci sia spazio. Certo, assolutamente. Perché si rimane un pochettino obnubilati, anche un pochettino, guarda, come si dice, non mi ricordo bene la parola esatta, comunque sarebbe sì. Che uno può intendere una parola per un'altra. Anche un'altra radio, ho detto demonizzare, il conduttore aveva capito demonizzare, capisci? Sì, 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 e beh, certo, anche questo problema. Si dice, è la parola esatta, è la seconda voce, insomma. Sì. Vabbè, quello che ti volevo dire, comunque, ben concepite, anche tutti quelli che, i criminali, di Sinovax e via via, no. Ma ce l'hanno il cervello per pensare un attimo, non tanto, un attimo. Una locuzione, questa, guarda. Dunque, come ho detto anche ieri sera, no, che ho fatto un piccolo intervento, ma se un vaccino per essere testato passano dai 3 ai 10 anni, questi se hanno un minimo di cervello, come fanno a non pensare che in 2 mesi è stato scoperto il virus, nei successivi 2 mesi è stato scoperto il vaccino? Ma come? Così in 2 mesi scoprono il vaccino e in 4 mesi è scoperto il vaccino e il virus? Ma assolutamente, assolutamente. Quelli che si attaccano tanto solo alla scienza, volevo dirti, sì. Poi ti aggiungo solo questo, che dopo è giusto che pari, cioè la sera che fa. Ma quando fanno un decreto, che ti posso assicurare che io guarda con una banca, non ti dico, un decreto che è andato sopra a leggi del 2001, un decreto fatto nel 2008, capito? Sì. Tanto parlo, 2008, nel 1991-1998, capisci? Che si sono basate su quello scritto dal decreto, non su contenzioso riguardante il mio che usciva nel 93, no, con la banca, ma su sentenze e contenziosi post, ti ho detto decreto 98, capisci? E hanno giudicato anche me, che se è una cosa non illegale, se è propriamente criminale. Non so se ti ho reso l'esempio. Assolutamente, però. Sono le incoerenze, Naff, le incoerenze. No, ma se ma guarda che no, era 10.000 euro, avete capito? Di legale, partire da 50.000 euro, capito? Stavo di qualche centinaia, migliaia, più, avete capito? Se non milioni, capisci il discorso? Certo, certo. Ma per finire questo ti ho detto, guarda, che un decreto è un decreto. Se viene fatto qua adesso, no. Ovviamente, e quell'altro si rifiuta là, il reato viene dopo, capisci il ragionamento? Non... Il reato, suppone che io avessi fatto il reato nel 93, il decreto è uscito nel 98, si doveva giudicare con le leggi prima del 98, mi sono spiegato, o con le sentenze prima
Ma questa è una cosa molto tecnica. Tu hai un legale che ti segue, qualcuno? Ma guarda che sono criminale. Perché io ovviamente è una cosa molto tecnica che io proprio non lo so questo. Ho detto anche su un'altra radio. Se ci sono criminali qua in Italia nel vero senso della parola, però sono giudici e avvocati, di solito ti scanso e equivoci, ma non c'è nessun problema perché non ho fatto nomi. Ma potrebbero dire anche che questa è lesa maestà, come si suol dire, apologia di reato che sto facendo, capisci? Ma ti prometto che è una cosa inconcepibile che adesso, sto decreto che è stato fatto adesso, da quello che mi risulta, che mi pare aver letto anche sul giornale o su radio, radio giornale, insomma, il decreto che è fatto adesso, sarebbe reato se quel governatore della Puglia si rifiuta di assumere i dottori o i infermieri non vaccinati, sì. Bene, deve andare in carcere. Chiaro, questo vale per tutta l'Italia il decreto. Certo. Prima, no, se si rifiutava, prima era un conto, il decreto non era uscito, c'era quell'altro decreto che poi dura 60 giorni se non è approvato dal governo, dal Parlamento. Un decreto decade in automatico. L'altra volta avevo fatto una miriade di decreti, un arrondigliamento che si sopravveva decreto l'altro, dopo due giorni un altro decreto, dopo tre giorni un altro decreto ancora. Capisci che era un bailame? Sì, sì, assolutamente. Una cosa inconcepibile. Ma la gente non c'è. Ma a parte quello che bastava che pensava, se viene testato nei 3-10 anni un vaccino, com'è possibile che mi scoppi un vaccino in 3 mesi senza metterlo? Cioè, tu hai sperimentato su 60 milioni di italiani, ma questa la gente non riesce. Ti dico che qua non è che io ho seguito il contesto solo perché ho sentito radiogramma qua, capisci il ragionamento? Sì, sì, lo so che tu ti documenti, Naf, assolutamente. Comunque, sì. Guarda che io non voglio adesso rubare, ti voglio venire in piazza anche la sia spazio, però ti voglio stare e continuo a parlare di quello che tu vuoi, però fiancano, io uso parlare solo. La mascherina mi ha obbligato una più volte che 2 minuti, dopo la sua cronaca che ero dentro la poesia, dentro i carabinieri, dentro apposta, come è successo, ho fatto denunce e via via. Ma poi per strada a me, sempre senza mascherina, perché non mi hanno mai fermato? Capisci il ragionamento? Sempre sì, sì, certo. La polizia che mi sembra mariata qua nel paese. È anche una logica questa. Va bene, ma sì, anche una logica questa in effetti. Naf, grazie a te, grazie a te, è piacere di averti risentito, ciao, davvero. Ciao, ciao carissimo, ciao. Allora, passiamo all'altra telefonata perché, sì, pronto? Ciao carissimo Stefano di Bassano. Sì, campo. Ciao Stefano, ciao. Ciao, ciao. Ascolta, io ho ascoltato ridendo un po' la trasmissione perché bisogna ridere su queste cose qua. Sì. E allora, io sono sempre stato dentro dal 1999 al Corbelva. Sì, sì. Immagino che tu lo conosci. Sì, sì. Se adesso nel 2022 facciamo un ragionamento a ritroso, allora, io non mi schiero né con i Novax né con i Vax, però allora, il ragionamento che fa cascare tutta la menzogna deve essere portato nel periodo da fine dicembre e inizi di febbraio, ossia quel periodo in cui il virus si manifestava di più. E quindi quello era l'apice di contagio e quindi in teoria e anche nella pratica i vaccinati dovevano essere protetti e non ammalarsi, certo. Mentre i non vaccinati dovevano ammalarsi e i vaccinati, essendo protetti, non risultavano ammalati grazie al vaccino. Allora, con il discorso del Green Pass, non lo dico io, lo dicono le cose che sono successe. Certo. Hanno chiuso i locali, hanno chiuso le discoteche e non hanno fatto il lockdown perché alla fine si sparavano nei coglioni perché era stato promosso queste vaccinazioni che poi se sei in ascolto qualche provax mi deve spiegare come fa ad essere convinto che il Johnson & Johnson bastava una dose, poi hanno cambiato, si poteva fare pure una dose e all'AstraZeneca. Poi chi ha fatto l'AstraZeneca per le 2 dosi doveva farsi la terza dose, però l'AstraZeneca non c'era più e quindi poteva farsi quello che passava il convento, perché mi ricordo una volta Zai in conferenza
ha detto che bisogna essere abbastanza intelligenti quando si va a farsi la vaccinazione. Quello che passa il convento, ossia sì, Moderna, l'eterologa, anche lo scandalo dell'eterologa, no? È quello che trovano. Allora, quindi quella è stata l'apice. Poi, e adesso concludo, il fatto di come siamo arrivati a sta cosa qua è perché i giornalisti e chi ha promosso questa campagna borsistica, perché ha alzato in un modo sconsiderato le azioni di Pfizer e via dicendo, è perché ha usato un tale uso della programmazione neurolinguistica e di messaggi subliminali negli telegiornali che hanno fatto il lavaggio del cervello alla gente, perché poi alla fine tutto quello che succedeva, se uno aveva la mente aperta, cioè le conferenze che faceva Burioni che dopo una settimana si contraddiva, quello che dicevano i medici che poi dopo una settimana, cioè non sono cose dei Novax, sono cose che sono successe. Quindi concludo, chi è a favore adesso dei vaccini è perché ha un dogma, e il dogma in questa radio, specialmente nelle vecchie trasmissioni di Franco Carraro, specialmente nelle trasmissioni di Paolo Girotto, dove tante volte si va giù di brutto su questa considerazione, chi ha il dogma ha due possibilità: o cambia radicalmente o muore. Solo una malattia o la morte lo può far cambiare, perché il dogma non ti salva. Cioè deve arrivarti una malattia, ma forte, forte, perché anche nel caso del vaccino sono arrivati morti, sono arrivati parenti che si sono ammalati dopo il vaccino, però là, dalla parte estrema, c'era il medico, il medicuccio, tra virgolette, che non dava la colpa alle reazioni avverse del vaccino. Quindi, per i Provax, che adesso sono convinti ancora di farsi la quinta dose, possono arrivare anche alla 25esima dose. L'unica cosa che li salverà sarà solo la malattia forte, perché non c'è un'alternativa. Cioè, i fatti, non quello che dico io, che sono un comune mortale, quello che dici te, i fatti hanno portato a degli eventi che sono palesemente non a favore dei vaccini, contrari ai vaccini. Cioè, lo hanno detto tutti, cioè, sono i fatti, non è successo niente il contrario, se no sì, le persone che erano libere, perché si parla della legge sì, che proponeva la vaccinazione o il tampone, non è stato fatto l'obbligo. Grazie Stefano, grazie per questo intervento, vediamo se riusciamo. Sì. Vedendo le considerazioni che succedono sui vaccini, cambiava idea, andava a fare. Veniva cambiata idea, assolutamente, chiarissimo, grazie per il tuo intervento. Ciao carissimo. Grazie, buon ascolto, ciao. Grazie per l'ascolto. Pronto? Sì, ciao Paola da sì, Piazzola, ciao. Sì, ciao, ciao. Allora, due cose. Credo sia più facile continuare a perseverare nell'errore piuttosto che ammettere di avere sbagliato. Sto parlando delle persone che si sono vaccinate. Assolutamente. Sì. E poi un'altra cosa che non riesco molto intanto a capire è, io sono operaia da sempre, non ho nessuna scuola superiore. Sì. Però le persone meno critiche che ho incontrato in questo periodo sono persone che hanno i miei amici, che sono persone che hanno studiato molto e che fanno lavori anche molto importanti anche dentro al CNR, fisici, ma non hanno nessuna capacità critica rispetto a questa cosa, e che mi fa pensare lo studio quanto conta nella vita di una persona se non ti dà la capacità critica. Assolutamente. Sono velocissima. Poi l'altra cosa che mi dispiace è che nessuno pagherà, perché io perlomeno non sono ancora tornata come prima. Io ho ancora il timore quando mi sveglio la mattina e penso cosa si sarà inventato oggi il governo che mi renderà la vita ancora più difficile di quella che è, no? Cioè io non sono tornata come prima, mi sento ancora ruvida, timorosa, però non pagheranno, perché non c'è solo
la questione fisica, è la mia emotività è rimasta ferita da assolutamente, assolutamente, perché è stato un periodo, sì, la nostra emotività, perché ci hanno messo dentro, sai, quella paura continua, che ti porta, per esempio mia figlia non ha potuto iscriversi all'università, quindi ci ha portato a delle rinunce molto importanti nella, certo, vita, certo. Ecco. Quindi ci sono tanti fattori. Assolutamente. Guarda, grazie tantissimo per l'intervento. Prendo l'ultima telefonata prima della chiusura. Ti rinnovo l'invito a richiamare se magari se vuoi la prossima puntata, perché siamo proprio agli sgoccioli. Grazie davvero per l'intervento. Ciao, grazie. Pronto? Ciao Paolo, sono Fabio. Sì, Fabio, un minuto perché poi abbiamo la sigla. Veloci, certamente. Una sola cosa allora. Il governo Meloni è il classico esempio di governo che, arrivato quando il potere è andato avanti di un chilometro, torna indietro di 10 metri, così, sì, tutti quanti hanno la sensazione che ci sia la democrazia, ma in realtà si chiama consolidamento del danno fatto. Un governo serio farebbe una commissione di indagine e manderebbe all'ergastolo 4/5 delle istituzioni italiane per genocidio, strage, eversione, associazione per delinquere di stampo terroristico e tradimento nei confronti dello Stato e della Costituzione, reati da ergastolo e in guerra da fucilazione. Quindi non mi dite che il governo Meloni sta tornando indietro di 10 metri dopo che il potere è andato avanti di un chilometro. Cioè abbiamo perso 990 metri, non ne abbiamo guadagnati 10. Va bene Fabio, su questo staremo a vedere, anche perché poi dopo è oggettivo che tanti sanitari stanno lavorando, no? Per cui per qualcuno, diciamo, sì, qualche vantaggio c'è stato, no? Certo, io vengo da te, no? Ti prendo, sì, a cazzotti per mezz'ora, poi ti chiedo scusa e la chiudiamo così? Vabbè, ovviamente poi dopo è una questione, la diciamo, che andrebbe sviscerata per bene. Fabio, ti ringrazio per l'intervento, buona e giornata. Ti auguro una buona serata. Un abbraccio. Grazie, un abbraccio a te, ciao. Allora, amici radioascoltatori, vi do appuntamento al prossimo fra due giovedì, sempre dalle 18 alle 20. Vi ricordo il canale Telegram I Fiumi di Jane di Paolo Russo. Buona serata a tutti. Avete ascoltato I Fiumi di Jane, un programma di Paolo Russo. In diretta ogni due giovedì, dalle 18 alle 20. Potete seguire la programmazione e il podcast al sito www.drpaolorusso.it oppure registrarvi al canale Telegram I Fiumi di Jane di Paolo Russo. Inoltre è possibile consultare la pagina Facebook I Fiumi di Jane Radio Gamma 5.